Esordio casalingo per la Narnese, che gioca però al San Paolo di Narniscalo vista l'indisponibilità del San Girolamo. Dopo il pari di Trasimeno, gli uomini di mister Sabatini vogliono la prima vittoria, sostenuti dal pubblico rossoblu SPA fuori dall'impianto, per protesta proprio in merito alla questione stadio. Narnese che si presenta alla sfida senza punte, doppio falso 9. Giocano Bellini e Chiani in attacco. La prima emozione arriva al 15esimo, con Mancini che schiaccia un gol di testa. Rete annullata però per fuorigioco. Al 25esimo si accende dalla corsia Manzina mezza 7, che però manda alto di molto. Due minuti più tardi risponde la Narnese, con Grifoni che dopo un'azione insistita manda alto da posizione defilata. Alla mezz'ora esatta, incredibile chance per Melillo, il quale a pochi metri dalla porta manda alto un gol praticamente fatto. Al 39esimo invece, Cunzi blocca un tiro dalla distanza di Sisani, destro angolato ma debole, e il portiere rossoblu blocca. Proprio all'ultimo secondo del primo tempo la Narnese passa però in vantaggio. Chiani, servito benissimo da Ibra, batte Marianeschi con un destro a fil di palo. È 1-0 per la Narnese. Nella ripresa di occasioni non se ne vedono molte, ma al 17esimo arriva il raddoppio. Marianeschi respinge male un tiro di Chiani. Sulla ribattuta Bellini spinge dentro il raddoppio. Al 25esimo il primo squillo nella ripresa del Castel del Piano porta la firma del neoentrato Rombini. Azione personale e Mancino sul primo palo, palla fuori. Alla mezz'ora, destro dai 25 metri di Paradisi, che Cunzi para senza problemi. Non succede altro a San Paolo di Narniscalo, i tre punti se li prende la Narnese e lo fa con pieno merito. Sulla carta sì, eccola, però purtroppo il calcio è il prato dove siamo adesso in questo momento. Oggi non ci è riuscito niente. Il primo tempo ci abbiamo avuto 3-4 opportunità, non occasioni, per poter andare a tiro, non ci siamo mai andati, abbiamo preso gol all'ultimo e poi non ci siamo più ripresi, nel senso che è una giornata talmente strana che non riesco a capire quello che sia successo. Ma non uno, tutti, nel senso che non ci veniva niente. Arrivavamo lì il primo tempo, volevamo fare qualcosa per arrivare al tiro e non ci riuscivamo. Tutte quante scelte sbagliate, tempi sbagliati, e loro hanno fatto la loro partita. Sono attualmente una squadra molto giovane, hanno corso su ogni palla e hanno vinto. Mister Sabatini, due partite, 4 punti, nessun gol subito e oggi una vittoria importante visto che ci si presentava in pratica senza punti a questa sfida. No, le punti ce l'avevamo, ce l'avevamo Chiani davanti. E con due esterni rapidi e veloci, ma no, la partita l'avevamo impostata in questo modo insieme ai ragazzi. In settimana ne abbiamo parlato parecchio, e è stata una partita lottata, combattuta, sono stati molto bravi, come avete visto nessuno ha mollato e abbiamo incontrato anche una grande squadra, perché questa è una grande squadra. Questa volta è andata bene, ma non è che magari bastassero questi punti qua, stavamo a posto.